La Toscana alimentare di qualità non ha mai esportato così tanto nel mondo. I dati Istat ripresi da Coldiretti sul commercio estero nel 2022 evidenziano come le province di Firenze e Siena siano alla guida dei numeri record che hanno portato i prodotti made in Toscani allo storico traguardo dei 3,3 miliardi di euro. Firenze con 878 milioni di euro, più 25%, Siena con 643 più 12, il secondo incremento più alto lo registra Grosseto con più 14%. I 562 milioni di Pistoia godono della spinta del vivaismo ornamentale che produce il 90% dell'intero export regionale del settore. Vino, olio, formaggio, pasta toscani, ma anche la nostra frutta e i nostri ortaggi, sono entrati nelle abitudini dei consumatori stranieri e non si tratta più di una consumazione spot o legata a momenti speciali, sottolinea il presidente di Coldiretti Fabrizio Filippi. Un export che vale ancora di più se si considera il momento geopolitico delicato che ha generato inflazione in tutta Europa. Ma il cibo toscano di qualità non teme nemmeno i dazi della Brexit, visto che tra i paesi che consumano più toscano, insieme a Francia e Germania, c'è il Regno Unito. La toscana a tavola piace anche a statunitensi e canadesi. Tutti i mercati dove le 89 produzioni a denominazione tra DOP e IGP sono molto richieste. Le insidie, spiega Col Diretti, arrivano dalla possibilità di cibi artificiali. Il governo ha già presentato una proposta di legge per bloccarli. Dalla possibilità data dall'Europa ad alcuni paesi di mettere etichette allarmistiche sul vino e dalla piaga del falso Made in Italy anche alimentare. Oltre due prodotti agroalimentari italiani su tre venduti all'estero non hanno alcun legame produttivo e occupazionale con il nostro Paese.